Cosa ci racconta la vicenda Carige? Che Lega e 5 Stelle gestiscono un'enorme fabbrica della menzogna. Ricordiamo alcuni esempi. Per anni i 5 Stelle avevano promesso agli italiani che avrebbero ridotto il precariato, ma il decreto Di Maio aumenta il numero dei precari. La Lega aveva promesso agli italiani meno tasse, ma hanno approvato una legge di bilancio che aumenta la pressione fiscale. E lo stesso su ILVA, sulla TAP, sulle trivelle, sul reddito di cittadinanza, che non sarà un reddito di cittadinanza, sulle accise sulla benzina e tanti altri esempi. È giusto e sacrosanto tutelare risparmiatori e correntisti, ma per anni Lega e 5 Stelle hanno detto agli italiani che non avrebbero messo nemmeno un euro sulle banche. Quindi oggi c'è una buona notizia per i risparmiatori e i correntisti di Banca Carige, ma è una pessima notizia per tutti gli italiani, perché è la conferma che al governo siede una banda di bugiardi. Ma le bugie hanno le gambe corte e la realtà è più testarda di qualunque inganno.